Falsetti. Bentornati sul canale. I mongoli. Esatto. Bentornati sul canale Sanity Boys. Oggi siamo qua con che cosa? Dovreste saperlo perché se avete visto il trailer di Split. Di Split e non di Glass, vabbè. E cosa facciamo oggi? Godzilla, King of the Mossa. Mamma mia, ragazzi. Mossa no, la bibita. Vabbè. E Godzilla 2 tra l'altro. Andiamo, trailer reaction. Il 2 di... che prima ce n'erano altri 45 di film. Esatto, però Godzilla 2 non ci sa. E King of the Monsters si sa, il crossover tra King Kong e Godzilla alla fine del 2020. Vabbè, ne parliamo dopo, ne vediamo uno e... Ok, ci vediamo una volta. Il nostro mondo sta cambiando. La ragazzina l'estinzione di massa che temevamo. Il bambino non è mai vita. È già iniziata. E ne siamo noi la causa. Chi? Sì, no, siamo noi l'infezione. Sì. Ah, stessa organismi viventi, la Terra ha generato degli anticorpi per combattere questa infezione. Bella famiglia. L'evocazione. I suoi originari e legittimi governanti, i titani. Per migliaia di anni queste creature sono rimaste nascoste in giro per il mondo. L'infetti intorno. Quella di... Se i titani non verranno trovati tutti ora, il nostro pianeta perirà e noi con esso. Dai, fammi un po' di... dai. Loro sono l'unica garanzia che la vita andrà avanti. E lui non è lui. Madonna. Buona idea. Oh, la falena. Quindi quella che si sposa con la sua. Lei ha totalmente perso la ragione. Mi dispiace, ma questo è l'unico modo. Madonna. Sei un mostro. Mi dispiace. No, l'idea, no, ragazzi, l'idea, no. Lunga vita al re. Buona città che... Che altro? No, giustamente mi è molto piaciuto il fatto che non hanno fatto vedere King Kong, perché comunque questo è il primo trailer e questo film esce nel 2019, ne faranno altri una trentina di trailer anche. Allora, pelle d'oca devo dire, anche pelle di dino, se devo dire la mia, trailer molto bello, effetti speciali direi bellissimi, super buoni, effetti, no? E basta, allora salutiamo chi ci segue da tanto tempo, e allora, mi sembra come in Glass, che abbiamo riportato prima sopra, la trailer reaction, tutto ben contestualizzato, ed è una cosa per me molto più difficile di Glass, perché qua... In Glass dovevano contestualizzare tre uomini, qua devono contestualizzare tutti i mostri. E non è facile, perché per chi, io ho già letto alcuni commenti, perché ovviamente questo trailer uscirà un po' di giorni dopo l'uscita di questo trailer, ho già letto alcuni commenti di ma com'è possibile che c'è la farina lì da tra testa? Allora ragazzi, nei blockbuster di solito dovete rimanere dopo, fino a dopo i titoli di coda, come in Godzilla, anche in Kong Skull Island. C'è una scena dopo il titolo di coda che vi spiega tutto questo trailer praticamente. Cioè, mi fanno vedere delle immagini e queste sono la rappresentazione reale di quell'immagine. Vedete Leader, si vede la falena, si vede Godzilla. Comunque, il trailer molto bello, mi è molto piaciuto, effetti speciali molto buoni. Il cast mi sembra molto buono. Questo è uno dei trailer più belli che avevano fatto uscire nel 2018. Sì. Da dire che... Molto molto bello. Soprattutto la canzone è molto... La canzone di sottofondo è molto bella. C'è da dire che... non so in quanti lo sappiano. È una cosa che ovviamente fino al 2020 le cose possono cambiare, però... Godzilla contro King Kong sarà la conclusione di questo crossover e dovrebbe finire con l'estinzione della razza umana. Direi che c'è in questo trailer
la vaso umana ne prendiamo un po', si vede la, la cupola non di San Pietro ma la Casa Bianca e con draghi che volano fuoco e fiamme, quindi beh, è abbastanza difficile pensare che... Bomba proprio sul trailer, e soprattutto bomba la recitazione di, della bimba di Stranger Things, sì. 13, madonna. E c'è no, la... 11. Lo sai, sei TV, no? L'ultima serie l'ho vista con molta... enfasi, esatto. E sì, ecco, diciamo che è abbastanza improbabile pensare che la razza umana riesca a battere Godzilla, King Kong, un idra tra teste di 850 km. Una falena che distrugge tutto quando passa sopra. Esatto, quindi, abbastanza improbabile comunque. Molto bello il trailer, mi hanno contestualizzato tutti e tre mostri bene. L'idra tra testa ovviamente dovrebbe essere, stando alla storia di Godzilla, il nemico del film, vedremo alla finire, magari uscirà anche King Kong alla fine. Comunque scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo trailer, a noi è piaciuto tantissimo. Pagina Facebook, ovunque, qualsiasi, ovunque vedete un teschio con due mazze così scritti in Silent Boys, mettete mi piace. Lei ha altro da dire? Io vi dico solo che guardate bene i trailer. Esatto, cioè, guarda, perché ci sono tanti... tanti spunti. Tanti spunti. Esatto, quindi è 3, e 2, 1 stavolta dove? Dietro, dietro. Che cazzo? Di lì.